ancora dai nostri inviati su Milan e Juventus, soprattutto quel Milan che è rimasto, la Juventus che è partita, destinazione Doha, il Milan la raggiungerà domani. Ci lasciamo ancora col calcio, con la storia di un portiere che ha girato il mondo grazie al pallone, è partito dalla provincia di Varese, ha giocato in tutti i continenti. Scopriamo allora come ci è riuscito e soprattutto perché l'ha fatto. Dalle Figi al paese di Gengis Khan, passando per lo Zimbabwe, e la straordinaria vita di Giacomo Ratto, 30 anni, portiere, che ha preso alla lettera il termine estremo difensore, andando a difendere i pali più sperduti, dagli atolli alle distese di ghiaccio. Ogni storia ha il suo inizio, quella di Giacomo parte dal centro sportivo del Bosto, a Capolago, a due passi da Varese, da qui indice sul mappamondo e zaino, anzi, borsa da calcio, sempre sulle spalle. È iniziata nel gennaio 2013, mandai in giro molti curriculum e dei video che faceva il mio preparatore dei portieri, mi contattò e mi disse che c'era l'interesse di una squadra, praticamente pochi giorni dopo lo sbarcai a Malta. Dopo Malta c'è stata una possibilità di andare a Panama, tra altre cose avevo visto un servizio su Sky che parlavano del Tauro, erano interessati, e lì insomma ho preso il primo aereo per Panama City. Ho giocato in prima division in Nicaragua, poi sono andato a giocare alla Champions League dell'Oceania alle Figi. Dopo le Figi sono tornato in Svizzera in seconda Inter a Taverne e a febbraio ho fatto un mese in Zimbabwe e poi si è presentata l'ultima occasione che è stata in Mongolia, in Premier League della Mongolia con il Ulaanbaatar City FC. Panama ci allenavamo e le docce però erano fuori, erano all'aperto. E quindi c'è stato un giorno che pioveva a dirotto e ho fatto la doccia con l'acqua del cielo e l'acqua della doccia. Com'è la pizza in Africa? Buona. Sono stato sorpreso. Però la pizza più buona all'estero l'ho mangiata in Mongolia. Su Facebook mi scrivono tanti ragazzi, ma come hai fatto ad andare all'estero? Si pensa che sia una cosa facile, come che mandi una mail e già un contratto in mano, ma non è così. Le difficoltà principali che hai incontrato? Ah, l'ultima esperienza è la lingua, perché in Mongolia parlano il mongolo, che è incomprensibile, e il russo. Lo spagnolo è una lingua che già sapevo, l'ho imparata ad autodidatta perché sono tifoso del Deportivo La Corugna. Italia per il Torino, perché mio nonno era un tifoso del Torino. Il mio idolo italiano è Luca Marchegiani e ho iniziato a fare il portiere dopo aver visto una partita sua USA 94. Adesso che cosa pensi di fare? Ma di ripartire di sicuro. Sto aspettando delle risposte da alcune nazioni, squadre in Europa, in Centro America e una in Africa, in Kenya. Se credi nelle tue capacità, credo che è una cosa che devi provare a fare.